Ragazzi, è giunto il momento di andare a costruire qualcosa. Quindi, le basi delle costruzioni, che passione! Le basi di costruzione sono il tuo spazio personale per la costruzione di Minecraft Earth. Sali di livello per sbloccare nuovi biomi. Bene, quindi abbiamo più cose, noi possiamo fare a quanto pare solo questo, sì, livello 4 solo questo, costruiamo. Non so se già qua si andrà a parlare del mondo reale oppure no, ma lo scopriremo molto presto. Ragazzi, siamo esattamente nel mondo reale. È ora di posizionare la base di costruzione del tuo mondo. Muovi il dispositivo e cerca una bella superficie piatta. Ok, va bene, d'accordo. Vediamo un pochettino. Eccoci qua. No, io voglio andare qui. Ok, siamo qui. Guardate, guardate, guardate qua. Così piccolina, però io la voglio un pochettino più grande. Ah, possiamo anche ruotarla. Ah, ok, perfetto. Posso ingrandirla? No. Non posso ingrandirla, però la mettiamo tipo qua, la mettiamo. Tipo così, ma è piccolissima. Io gli darei ancora un pochettino qua per vedere un po' così inquadra bene il mondo, capisce le grandezze. Capisce le grandezze, ci mettiamo anche una mano giusto per farlo capire. Va bene, d'accordo, collochiamola, la mettiamo qui. E abbiamo un safarino qua, che è tipo qui. È qui, guardate, ragazzi, no, ma cioè, fantastico. Amazing, amazing, mamma, mamma, mao. E che ci posso fare con questa cosa qua? Non ci posso fare niente? Posso andare nelle ceste, prendere tipo del granito, metterlo qui? No, il granito non voglio, mettiamo una fogliolina. Quindi usciamo da qui. E posso... Oh, mamma, mao. Ragazzi, mi avvicino qua sotto, mi avvicino a per terra. Oh, no, ragazzi. Cioè... E posso prendere? Maledetta interazione. No, non capisco. Non capisco. Raccolta. Ah, posso riprendere le cosine, perfetto. Posso anche prendere tipo... No, ragazzi, cioè... Ragazzi, cioè, no, veramente... È una cosa... È straordinario. È straordinario. E io in questo modo potrei... Tecnicamente io spero che lui si ricorda dove sono. E se un giorno torniamo qui, un altro giorno nel prossimo video, ci sarà ancora questa roba qui, presumo. Modalità di precisione direi di sì. Modalità brillante non so cosa sia. Ah, ok, si vede molto meglio, perfetto. Molto meglio modalità brillante come su Minecraft. Ragazzi, ma no, no, ti sei ruotata. Non era così prima. È già così, però non va più bene, eh. Quindi andiamo a poterla, vediamo un po' se posso di nuovo. Com'era prima sposta? Ah, ok, la possiamo spostare, ruotare di nuovo. Ma io a questo punto però la metterei, giusto per fargliela capire un pochettino meglio, la metterei vicino a questo, a quest'angolo qui, tipo qua. Tipo, che c'è il tombino, la collochiamo qui, così almeno ci ricordiamo che è esattamente qua. Io farei un pochettino ruotare e poi scopriamo in un altro video se torniamo qua. Mamma, mamma, ma come si esce da qua? Torna la mappa. Vuoi davvero smettere di giocare? Sì. Mamma, mamma, mao. Ma è una cosa straordinaria. Ora, voglio scoprire una cosa. Intanto lì c'è della roba da prendere, quindi la prendiamo subitissimo, perché voglio salire di livello. Ora voglio scoprire che succede nel caso che torno lì. Perché ora, siamo qui. Voglio tornare nel negozio, cioè nelle basi di costruzione. No, però aspetta, lo potevo fare anche dall'altra parte. Ora lo scopriamo. E c'era un altro modo per farlo, mi sembra. No, qua possiamo creare oggetti per la fabbricazione. Figata! Ah, possiamo fare tutte le cose carine e coccolose. No, mi sa che l'unico modo era lì. Andiamo a farlo da qua allora. Torniamo qui. Andiamo a costruire. E chissà se torna. Cioè, non lo so. Secondo me non torna. Non ha senso che torni. Non lo so. Cioè, però sarebbe bello che io costruisco una parte. Poi finisco di farla. Finisco. E poi quando torno posso continuare. Stiamo per scoprire la verità, ci giriamo e no, non c'è più. Non c'è più. Quindi ragazzi, le cose che mettiamo però non rimangono, che tristezza. Cioè, nel senso, questa è quella classica, ma ciò che costruisco non rimane, cioè ci metto anche il piede sopra. Posso? No, non ci posso mettere il piede sopra. Tristezza. Questa cosa mi ha un pochettino... E non posso mettere, cioè ogni volta dovrei mettere anche la cosa qua, la brillantezza e tutto. Cioè, boh, non lo so. Non lo so, questa cosa mi ha un po' deluso. Però, fatto sta comunque, è piccolo tutto ciò. Cioè, se fosse stata una costruzione enorme, sarebbe... le stelline di... Beh,
Sarebbe stato più bello fosse grande, no? Che ne dite? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, io torno alla mappa e insomma, terminiamo il video, va? Direi che come primo inizio di Minecraft non è male. Ricordo che questa è la versione ad accesso anticipato, quindi insomma, ci sono ancora un po' di miglioramenti da fare, io devo ancora aumentare di livello, ma veramente tanto. Vi lascio qua sotto in descrizione il codice amico, se esiste, cioè sarà un modo di avere un codice amico per... Come si farà? Il codice amico, eh? Profilo, sono qua sul profilo, ma come faccio a invitare gente? Tipo, perché prima c'era invita amico, però non c'è qua fatemi sapere come si fa, come si fa a invitare amici. Non mi sto muovendo in macchina, sono fermo! E poi quando corriamo velocemente c'è tipo il cartino di Minecraft bellissimo, ma io sono fermo in questo momento. E cosa sta facendo? Ah, questo è il mio inventario. Ci sono un sacco di cosine carine. C'è il negozio, possiamo comprare cose. Scusate il rumore, c'è un'autostrada vicino. Possiamo comprare le basi di costruzioni, eccetera. Però la cosa buona è che perlomeno quando costruiamo le cose non dobbiamo. Ah, unisciti a un amico. Eccolo qua, aspetta, aspetta. No. Cosa? Non sto capendo. No, non era ciò che volevo fare. No. Scansione del codice, impostazioni. Musica, italiano, cambia, visualizza. No, 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 aspettate, ci siamo quasi. Secondo me ci siamo quasi. È qua. Scansione del codice. Qui è per scansionare un codice, ma io voglio il mio codice. Quindi qui ci sarà anche il codice da dare. Tipo, unisciti. Non capisco. Ragazzi, come si fa a invitare altra gente? Sfide, ci sono le sfide del giorno, ricompense. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Minecraft Earth. C'è la pecorella carina, la pecorella insieme alle ragazze. È un po' che non vi faccio vedere le ragazze, in effetti. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto. Beh! Ciao!